Buongiorno a tutti, buongiorno ad Alessandra Boccone, che oggi è nostra ospite, che ringrazio ovviamente per la collaborazione e per la disponibilità. Ringrazio anche la Biblioteca Universitaria di Genova che ci ospita sui canali social. Siamo ormai al terzo appuntamento di AIB Liguria On Air. In questi 20 minuti con Alessandra, che è una bibliotecaria presso il Centro Bibliotecario d'Ateneo del campus di Fisciano dell'Università di Salerno, oggi entriamo nel merito di che cos'è Wikidata e quali sono le funzionalità di Wikidata applicabili in un contesto bibliotecario, quindi strumenti che effettivamente i nostri bibliotecari possono utilizzare. Alessandra, quindi che cos'è Wikidata? Dunque, Wikidata è una base di dati strutturata, aperta e multilingue, creata da una comunità di redattori volontari in maniera del tutto collaborativa, basandosi sul software libero Wikibase. Al momento è uno dei progetti di punta della famiglia Wikimedia, con circa 80 milioni di item, di cui più del 40% è rappresentato da fonti, che vengono descritte in formato proprietà valore. Pienamente interpretabili in ottica LOD. È dunque una realtà molto vicina al mondo dei bibliotecari che ovviamente lavorano quotidianamente sia con i dati, con i metadati. Sì, quindi è come dire, è un progetto strettamente legato ai LinkedIn Open Data che sappiamo essere oggi, come dire, un po' il cavallo di battaglia sul quale non solo si sta spendendo Wikimedia, ma che sta cominciando ad entrare anche nel lessico dei bibliotecari, diciamo, più comuni. È sicuramente uno strumento estremamente utile di condivisione dei dati, quindi è in questo ambito che, come dire, si esprime Wikidata, ecco. E quindi se dovessimo entrare nel merito appunto di Wikidata e dell'applicabilità nei progetti delle biblioteche, quali esempi ci puoi fare? Dunque, in tutto il mondo già centinaia di biblioteche hanno cominciato a lavorare sulle piattaforme Wikimedia. E su Wikidata in particolare possiamo portare ad esempio l'esempio della Biblioteca Nazionale del Galles, che ha pianificato un progetto che mi piace veramente molto, per condividere i metadati di ogni libro pubblicato in Galles oppure di interesse gallese, con lo scopo di raccogliere, preservare e fornire l'accesso a tutte le forme di conoscenza registrata relative appunto a questo argomento. Il tutto si è tradotto poi nella creazione di circa mezzo milione di nuovi item di Wikidata. Un altro progetto molto innovativo è stato sviluppato dall'OCLC in collaborazione con 16 biblioteche partner che ha portato avanti diciamo un progetto pilota relativo alla creazione e alla gestione di descrizioni bibliografiche e link data attraverso la piattaforma Wikibase. Sullo stesso filone si trova in Italia la sperimentazione in corso alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Wikibib è il titolo del progetto, che propone di convertire a livello sintattico l'ontologia del MARC in strutture link data RDF, mediante sempre l'uso del Wikibase Data Model. Diciamo che questi esempi ovviamente riguardano delle grandi biblioteche, ma in realtà anche delle realtà molto più piccole si sono attivate con dei progetti molto completi e di grande impatto. Penso ad esempio alla Biblioteca Comunale di Trento, a cui io guardo veramente con molta attenzione perché dal mio punto di vista è una delle eccellenze, soprattutto nel campo GLAM, che nel 2019 ha portato avanti un progetto sulla ritrattistica negli antichi testi a stampa, grazie al quale sono stati digitalizzati e poi ovviamente descritti e pubblicati oltre 1.000 ritratti in Commons e poi ogni immagine è stata collegata ad un item di Wikidata e ovviamente poi all'interno del catalogo bibliografico trentino. E poi c'è la mia realtà, il Centro Bibliotecario di Ateneo di Unisa, dove attivo un gruppo di lavoro permanente sui progetti Wiki dal 2015. Di cui ovviamente faccio parte, e all'interno di questo contesto il mio collega Remo Rivelli ed io abbiamo curato l'inserimento in Wikidata dei metadati bibliografici di tutti gli articoli della rivista Bibliotece. È il primo esempio in Italia.
e fra i primissimi al mondo di un corpus relativo a un periodico di ambito bibliografico biblioteconomico caricato in Wikidata. Quindi è un progetto a cui adesso pian piano si stanno rifacendo anche altre riviste di settore. Esatto, sì, ne avevamo già parlato in parte anche con Fiammetta Sabba nel primo nostro, diciamo, format, quando abbiamo parlato di Biblioteche.it come un laboratorio anche di sperimentazioni di nuove attività. Ed effettivamente quello che voi avete fatto ha aperto nuove prospettive non solo per i bibliotecari, ma anche per i redattori di queste riviste in open access che si trovano a disposizione un altro strumento di, come dire, di strutturazione. Ancora più definita ovviamente dell'informazione, quindi insomma effettivamente poi il campo si amplia a tal punto che davvero diventa quasi futuristico, senz'altro. E quali sono i vantaggi di queste pratiche? Dunque, i vantaggi sono vari e toccano più livelli. Se parliamo del singolo bibliotecario, sicuramente significa ampliare le proprie conoscenze e quindi rendere il proprio lavoro sicuramente molto più qualificato, in qualche modo anche più rilevante, perché sappiamo che l'apertura verso delle realtà esterne, andando un po' oltre i confini tradizionali della nostra professione, conferisce sicuramente maggiore spessore alle nostre attività lavorative e presume anche un dibattito continuo, non solo con la propria comunità bibliotecaria, ma anche con tutto il resto delle comunità con cui, grazie a questi progetti, ci si trova a confrontarsi. E poi porta al lifelong learning, quindi, come dire, il risultato finale è sicuramente un'accentuata crescita professionale che garantisce alla fine anche un servizio migliore all'utenza locale della propria istituzione, ma anche in remoto. Se parliamo appunto di progetti sulla rete. Per quanto riguarda invece le biblioteche, quindi come istituzione, sicuramente partecipare in maniera sistematica a un progetto come Wikidata, ma diciamo in generale a tutti i progetti Wiki, significa ritrovarsi proiettati in una rete internazionale con tutta la forza che questo comporta e con tutti i benefici che ne conseguono. Quindi grazie a queste piattaforme, con una minima dose di spirito di iniziativa, diventa possibile ideare dei progetti anche ambiziosi, a costo zero, ovviamente che poi vanno calibrati a seconda delle professionalità che si hanno a disposizione, dell'utenza che si vuole raggiungere, ma anche, delle caratteristiche delle proprie raccolte documentarie, perché, ovviamente il documento è sempre al centro delle nostre, attività. Se poi vogliamo fare un discorso più ampio, possiamo dire che i professionisti dell'informazione hanno quasi il dovere culturale e morale, diciamo così, di arricchire di dati e contenuti di qualità dei progetti che comunque quotidianamente vengono consultati da milioni di persone in tutto il mondo. A volte migliorare alcuni contenuti veramente può fare la differenza. Faccio un esempio concreto. In questo momento di emergenza sanitaria mondiale è nato il Wiki Project Covid-19, in cui attraverso i progetti Wiki vengono raccolte, aggregate tutte le informazioni di qualità e le fonti attendibili sul coronavirus. Questo può far capire quanto possa essere importante, ad esempio, per uno scienziato che stia facendo una ricerca su vaccini, su cure, o anche su un medico, magari di paesi in via di sviluppo che non hanno a disposizione l'accesso alle banche dati scientifiche a pagamento, avere invece a disposizione con un solo clic in un unico luogo virtuale tutte le informazioni possibili sull'argomento. Sì, è sicuramente interessante, ma fra l'altro il bibliotecario che si accosta a questa tipologia di progetti, quindi nello specifico a Wikidata, deve avere delle competenze specifiche, cioè deve avere delle competenze informatiche particolarmente accentuate oppure no?
Assolutamente no. Noi siamo partiti praticamente da zero. Prima di tutto, ogni progetto Wiki dà la possibilità di accedere a tutta una serie di tutorial, di guide, quindi ci si può autoformare nella massima serenità. Oggi ormai poi la letteratura su questi tipi di collaborazioni, GLAM in generale, ce n'è veramente a bizzeffe, quindi basta veramente cominciare a lavorare e viene tutto da sé, anche perché sono realtà molto collaborative, cioè la comunità dei redattori, quando effettivamente nota che sei in difficoltà, cerca in qualche modo di aiutarti e di venirti incontro. Molte volte abbiamo risolto così i problemi. Sì, perché forse la reticenza anche più grande che può avere un bibliotecario, magari che comincia ad avere anche un'esperienza piuttosto lunga in comparti un po' più canonici, mi viene da dire, del servizio bibliotecario, potrebbe essere quella di dire, beh, ma qui ci vogliono delle competenze specifiche, ci vuole una formazione specifica, mi trovo da solo magari a dover affrontare questa cosa, ci si trova un po' sbalestrati, invece la comunità effettivamente sostiene questo genere di intervento, anzi lo caldeggia, insomma. Insomma, assolutamente. La ricaduta sull'utenza, a tuo giudizio, qual è? Cioè, partecipare a questo genere di progetti a livello di sistema bibliotecario piuttosto che di singola, biblioteca, che ricaduta dà sull'utenza? Sicuramente l'utenza ha a disposizione diciamo in un unico clic tutto un grafo di conoscenza che invece in altra maniera deve andare a recuperare nelle singole banche dati, nei singoli testi, insomma in maniera sparsa. Quindi questa specie di aggregazione di fonti controllate in qualche modo sicuramente per l'utenza è impagabile. Basta pensare, se andassi ad esempio sull'item di Wikidata di Leonardo da Vinci, troverei in un secondo tantissimi risorse, le più varie, quindi veramente a portata di click, risorse a cui molto probabilmente, se l'utente medio, insomma, dovesse avvicinarsi attraverso una ricerca, non arriverebbe mai. Sono fra l'altro fonti, quelle a cui l'utente finale può accedere, molto controllate, mi viene da dire, ormai il lavoro che si sta facendo su Wikipedia, io penso anche solo a Wikipedia, è un lavoro intenso che fra l'altro negli ultimi anni ha coinvolto anche l'Accademia, quindi la comunità scientifica, molti universitari si sono davvero accostati all'implementazione delle voci Wikipedia, rendendo queste voci sempre più, come dire, attendibili, diciamo, con un'autorevolezza che magari in un primo momento Wikipedia non aveva. C'era, sì, infatti l'apporto dei professionisti sicuramente è necessario e ha fatto la differenza, cioè rendere Wikipedia Wikipedia, perché Sì. sicuramente è il progetto più utile, più conosciuto, ma comunque in generale questi progetti più affidabili è, come dicevo prima, dal mio punto di vista quasi un dovere morale per i professionisti dell'informazione, per gli accademici, cioè per chiunque abbia delle informazioni di qualità è necessario, insomma, in qualche modo disseminarle, farne dono agli altri in qualche Tra modo. l'altro, come dire, se non sbaglio, voi come gruppo di lavoro, diciamo, di wikipediani delle biblioteche dell'Università di Salerno eravate proprio partiti con l'implementazione di pagine Wikipedia legate come dire, alle biblioteche d'autore, quindi ai fondi d'autore che voi possedete all'interno della biblioteca. Sì, infatti, proprio la primissima fase del nostro progetto ha riguardato proprio la valorizzazione dei fondi speciali che abbiamo, in particolar modo dei fondi di persona, attraverso la riscrittura, la redazione delle biografie dei possessori, a cui aggiungevamo sempre un paragrafo relativo alla biblioteca personale in nostro possesso e tutta una serie di link che portavano poi al nostro catalogo. Effettivamente anche i collegamenti in entrata del nostro sito, come ha dimostrato poi anche la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che ha collegato il suo thesaurus con Wikipedia, insomma, c'è stata comunque una crescita esponenziale, quindi, e di conseguenza l'utenza è venuta di persona anche in biblioteca. Certo, nel senso che questi si propongono anche come strumenti di valorizzazione effettivamente delle collezioni.
collezioni, perché si potrebbe, come consiglio anche magari al bibliotecario, come dicevamo prima, un po' più reticente, partire con la creazione di una pagina ad hoc legata magari davvero ad un fondo d'autore presente sulla biblioteca e da lì poi sviluppare altri progetti, proprio anche nell'idea e nella consapevolezza di valorizzare, come dicevi tu, il fatto che tanti utenti siano passati da Wikipedia per arrivare poi al vostro catalogo e quindi ad accedere in biblioteca alle collezioni è sintomatico del fatto che questo può davvero essere uno strumento valido. È assolutamente uno strumento valido. Diciamo che in un primo momento la comunità bibliotecaria, ma io stessa, diciamo, guardava Wikipedia veramente con molta diffidenza, e invece il tempo e l'esperienza mi ha fatto capire che ormai è uno strumento che quasi deve essere integrato del nostro lavoro quotidiano. Il mio unico invito è approcciarsi a questi strumenti rispettando le regole della comunità, quindi non incaponirsi, ad esempio, a inserire una biografia di un personaggio non enciclopedico, perché magari io credo che sia una persona importantissima. Insomma, bisogna entrare in questi progetti comunque con umiltà e in punta di piedi. Quindi voglio sottolineare, questo è un consiglio, anche perché la comunità, quando vede questa forma di umiltà, tende effettivamente ad aiutarti, a venirti incontro. Quindi spero che, insomma, i colleghi che si approcceranno seguiranno questa strada. Alessandra, giusto per chiudere, un ultimo breve focus, lo hai già accennato, il progetto che voi state facendo su bibliotece.it, se puoi dirci qualcosina di più. Allora, abbiamo iniziato in un primo momento, ci siamo interessati in un primo momento all'iniziativa Wikisite, che appunto è un'iniziativa che intende creare attraverso Wikidata un grande database di citazionale. Ovviamente parliamo sempre di citazioni controllate e di qualità. A quel punto ci siamo chiesti come potevamo contribuire. E nelle varie possibilità che ho, diciamo, ideate, messe in campo nel contesto di Wikisite, c'era proprio quella di creare un corpus bibliografico su argomenti specifici. A quel punto abbiamo preso in considerazione biblioteche per una serie di caratteristiche della rivista stessa, e anche ovviamente per una grande apertura che abbiamo trovato, una grande disponibilità che abbiamo trovato nella professoressa Sabba in questo senso, e abbiamo deciso e abbiamo scelto questa rivista per creare il corpus bibliografico. Insomma, è stato un po' un progetto sperimentale, quindi effettivamente abbiamo molto sperimentato. Però il risultato effettivamente c'è stato. Sì, al punto tale che, come dicevi tu in apertura, altre riviste hanno seguito, come dire, la vostra proposta e sta diventando abbastanza ormai, non dico normale, ma sicuramente un orientamento privilegiato da parte di chi ha compreso davvero la potenzialità di questi mezzi. Alessandra, io ti ringrazio molto per questo focus che abbiamo fatto sia su Wikidata, ma estendendola a Wikipedia e a Wikisite, e direi buon lavoro a te e al restante gruppo e al team, insomma, di wikipediani che lavora con grande, come dire, energia e passione, direi, all'interno del campus di Fisciano, e alla prossima. Buona giornata. Grazie, arrivederci.